Nuova puntata di Verbum Domini, il pane della parola. Oggi è 14 novembre, della 33esima domenica del tempo ordinario dell'anno B. Buongiorno e buona domenica a Don Salvatore che ci accompagna in questo viaggio. Grazie Tiziano, buona domenica a tutti. Allora, il Vangelo di questa domenica è il Vangelo di Marco, il capitolo 13, versetti 24-32. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando però, a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Bene, questa pagina del Vangelo di Marco che troviamo nel capitolo 13, vuol dire che siamo quasi alla fine del Vangelo di Marco, che ci ha accompagnato in tutto questo anno B. Il Vangelo di Marco è composto di 16 capitoli. Qui siamo già nei capitoli che racconteranno la passione, quindi le ultime ore di Gesù e quindi anche il completamento della sua vita. Ecco perché il linguaggio di Gesù diventa anche un linguaggio apocalittico, no? Nel senso che utilizza immagini, parole molto forti e soprattutto che rimandano a un tempo non presente. Anche se in verità sono un modo di descrivere il presente, perché Gesù non sta altro che preannunciando comunque quello che sta per avvenire, e cioè che il Figlio dell'uomo sarà innalzato, sarà crocifisso. Dunque, tutto cambierà. Il cielo e la terra passeranno, sono delle coordinate che nel linguaggio apocalittico vuol dire che tutto ciò che è temporale cambia, muta, ma ciò che resta sono le parole di Dio, e la parola di Dio si avvererà. E dove troverà la sua più grande manifestazione? La parola di Dio, le promesse di Dio troveranno la loro manifestazione più grande nella gloria, cioè nel momento della croce, quando dal modo di morire di quell'uomo si capirà che è il figlio di Dio. E infatti Marco metterà sulle labbra di un pagano, il centurione, la professione di fede in Gesù come figlio di Dio. Mentre a Pietro aveva affidato al capitolo ottavo la professione di fede di Gesù in quanto Messia, quindi quando il Cristo, l'unto, il mandato da Dio, sarà un centurione, un pagano a riconoscere che Gesù è figlio di Dio, ma soltanto sulla croce, vedendolo morire così. Cioè nel modo di morire Gesù manifesta la sua grandezza, cioè in questa capacità di veramente fare della propria vita un dono totale. Quindi ecco Gesù che prepara i suoi e prepara anche noi a vivere sempre il fatto che tutte le coordinate della nostra vita cambieranno, anche noi stessi crescendo abbiamo la percezione delle cose in maniera molto diversa, no? Quando ci capita di tornare in un posto dove abbiamo vissuto da bambini e lo vediamo dopo tanti anni, ci sembra che ci sia tutto rimpicciolito, perché le percezioni che avevamo da bambini è che gli spazi, le distanze, i luoghi fossero molto più grandi in proporzione alle nostre dimensioni. Quando ci torniamo da grandi tutto è cambiato. Ed è bello vedere che magari, anche se tutto è cambiato attorno a noi, una promessa, un amore da parte che so, della nostra famiglia, della persona che amiamo, resta sempre, sempre. E un po' questo è il significato di questo Vangelo, dove Gesù prepara i discepoli di allora e i discepoli di oggi a rendersi conto che davvero tutto cambia nella vita, gli scenari, le logiche, le priorità. Dopo l'esperienza del Covid, anche nella nostra testa tante cose sono cambiate, nella nostra percezione. Però ciò che resta è la presenza amorevole di chi ci vuole bene.
no? Quella parola data da chi ci sta accanto e chi si è preso un impegno per noi. E Dio è colui che per noi si prende l'impegno di esserci sempre e di amarci sempre. Tu, Don Salvatore, ci hai ricordato che questo è un linguaggio apocalittico, hai detto. Quindi, come dire, sono parole che, insomma, comunque devono essere interpretate, perché effettivamente questo Vangelo è forte, no? A volte mette anche, può mettere paura. E qui però c'è una frase di cui ti voglio chiedere un attimo qualcosa. Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Quindi Gesù dà una, come dire, definisce un discorso. Quindi non passerà questa generazione. Che vuol dire? Quella generazione è passata. Sì, ma in verità ciò che è avvenuto, ciò che, di cui Gesù sta parlando, è la sua crocifissione, la sua morte, quindi non è passata quella generazione che si è avverato. Cioè il riferimento immediato è a quel momento, che è un momento apocalittico, di manifestazione, di epifania. Ciò che avevi sottolineato. Esatto, cioè Gesù manifesta nella sua morte, nella sua esperienza della morte e poi della risurrezione, il fatto che davvero le coordinate di Dio vanno oltre le coordinate del tempo e dello spazio, realizzano una promessa. La promessa di Dio. La cosa importante è che Gesù ci invita ad imparare a fare discernimento secondo questa logica, no? Imparate dal fico, no? Sapete, guardando il fico, dice Gesù, vi accorgete che quando i suoi rami mostrano certe caratteristiche vuol dire che sia l'estate vicina, no? Quindi, così come imparate a cogliere i segni in una pianta e dalla pianta capite che c'è una stagione nuova che arriva, così imparate a guardare le cose che succedono nella storia per riconoscere che c'è una stagione nuova, che è la stagione del Regno di Dio, no? Quindi l'invito forte di Gesù, che è fatto anche a noi oggi, è accogliere, a saper leggere nella storia non solo le cose, diciamo, concrete, fine a se stessi, ma saper leggere dentro le cose i segni di qualcosa di più grande. Quindi da un fico da un ramo tenero di fico cogliamo che arriva la stagione estiva. E quindi, che ne so, dai segni che ci sono oggi presenti nella storia ci accorgiamo che è un tempo nuovo, un tempo da vivere secondo la logica di Dio. Va bene, allora grazie, l'appuntamento, amici carissimi, a domenica prossima 10:05 con Verbum Domini, il pane della parola.